Andiamo subito al sodo, ragazzi. Qui ci sono dei circuiti che hanno messo a nuovo delle piste dove circuiti cittadini dove si gareggia con vetture al tuo pari 400. Quindi stessa categoria, stessa potenza, non c'è più quello che va più veloce di te, quello che va che tu con quello che tu schiacci e vai 50 km più veloce di lui. No, signori, qua adesso il gioco si fa duro. Però prima andiamo a farci sto fenicotterino, già che siamo qua, andiamo a vedere dov'è. Che anche questo serve comunque come per i collezionabili. Intanto spacchiamo un pochino sta staccionata, domani mattina per la gioia dei cavalli, che eccolo qua il fenicottero al neon. Dicevo, per la gioia dei cavalli sto spaccando un pochino le transenne qui, il recinto. E portiamoci subito per questo fantastico evento, ragazzi, non vedo l'ora di arrivarci perché sarà ad armi pari, quindi veramente un evento. Poi io ho anche inserito la modalità difficile, il che rende tutto più spettacolare. Ma guarda quest'altro qui, ragazzi, di notte però è un casino, spettacolare ok, ma di notte non vedi le macchine che arrivano. Poi ci sono i fari che ti confondono, quindi diciamo che... Allora, dove devo andare? Su o giù? Diciamo che nell'insieme la gara ha anche delle caratteristiche, diciamo che la notte ti confonde un pochino le idee, e soprattutto, cosa da non sottovalutare, c'è anche la pula, ragazzi. Quando c'è la pula, se cominciano a seguirti, è finita. Durante la gara ti martellano, ragazzi. Quindi speriamo che succeda di tutto per il bene del video e per il bene del vostro tempo che dedicate per seguirmi. E quindi, ragazzi, spettacolo in pista, ci siamo, si parte. Billy, targhiamo la nostra vettura, eccola qua, Billy Bully, ci siamo. Siamo all'interno in questa monoposto, una McLaren F1, 1000 passacavalli sotto il culo, e allora si parte, ragazzi. Guardate il mio fan con la maschera uguale alla mia. Beh, ragazzi, ormai sto diventando un fenomeno anche qui, quindi ci seguono anche i nostri fan con la maschera di Jason. Il prossimo video tornerà Jason, ragazzi, in live. Allora, partiamo velocissimi, ma non abbastanza. Come potete vedere ci sono dietro. Mamma mia, sorpassa all'interno di questa Ferrari. Adesso ci portiamo ad attaccare questa zonda che riesce comunque a stringere meglio la curva. Quindi, ragazzi, pronti via l'abilità. No, no, chi sei? Bronski, Broski, cazzo sei il Broski Beat. No, perché la bottarella ci stava, quella è stata la vera sportellata cattiva, eh. Broxy, ah, non Bronski, Broxy. No, Broski, tieni, ti restituisco la sportellata, perché ragazzi, qua c'è la legge del taglione. O sei scemo o sei coglione, quindi non è che possiamo farci fottere da Broski. Intanto cerchiamo di andare al recupero, perché come potete vedere questa sportellata mi ha fatto perdere e non poco. Eccolo qua, in seconda posizione, ce l'abbiamo portata di mano. Lo passiamo adesso, questo con la Zonda, che è rimasto così a bocca aperta, ma in effetti ancora sono 800 metri di vantaggio che ha invece da davanti per la prima posizione. Guardate quello in mezzo alla strada, ma dico io, come ti viene in mente? Ma da dove arrivi? Mamma, che derapata, 250 km orari. Ancora mettiamo le ruote di traverso con la nostra vettura, la pula. No, no, signori, è quello che pensavo, mamma! È quello che prevedevo. Attenzione, ne arriva un altro sotto. Siamo in fuga, meno male, ma intanto là davanti, guardate, non riusciamo a guadagnare terreno sul primo. Quindi cosa vuol dire? Che stanno andando veramente forti tutti quanti. Là davanti c'è Lina. Oh, io che mi faccio fottere da una donna che si chiama Lina. Beh, se mi devo far fottere va bene, ma la fottere in pista non è che mi piace tanto. E quindi è una amara seconda posizione, anche perché davanti non c'è Schumacher che dice vabbè,
o Hamilton, o non so chi, Massa o quei piloti bravi. Insomma, davanti c'è Lina e quindi non è che è un piacere arrivare secondi dietro Lina. Intanto di traversa ancora, la Zonda mi ha anche ripreso. Guardate come faccio fatica, quello se l'è andata un chilometro. A queste velocità basta niente per perdere 200 metri così. Oh mamma mia ragazzi, battaglione con questo Bronski. Qui cerchiamo di... Questa ha già terminato la gara lì, ragazzi, dobbiamo rifarla assolutamente. Perché non sono andato male, ragazzi, non sono... Come potete vedere, quando è difficile veramente. Diciamo che io non sono andato male, ma c'è chi è andato meglio. Allora, io direi la rifacciamo, ragazzi. Ci sto, perché non ho capito bene come ha fatto questa andando in via di un chilometro. Un po' è stata la Ferrari che ha visto, mi ha dato questa cazzo di sportellata, mi ha mandato leggermente fuori, mi si è ripresentato davanti, quindi un po' di traffico che abbiamo anche trovato. E quello ci ha dato un chilometro. E allora, cerchiamo subito, l'obiettivo è di stare davanti e di non perdere. Ah, guardate che macchina ha, la Regera. E allora la Regera dovrebbe essere la vettura più veloce del gioco. Intanto salutiamo Toretto, Vin Diesel. Vin Diesel, Vincenzo Gasolio, ma non ci posso pensare. Eccolo qua questa volta. Ma guardala come sta dentro questo qui, cazzo, con sta Zonda. Mamma mia, cos'è, la Pagani o la Huayra? Intanto questa volta ci siamo riusciti a stargli dietro e non lo molliamo più, signori, salvo imprevisti, salvo qualche deficiente che ci taglia la strada. Oh, chiaramente posso fare anche qualche errore anch'io, però... Mamma mia, mamma mia. Come viaggia, signori? Ha sbagliato! Ha sbagliato, signori! Si è messo di traverso e approfitta Billy. E adesso so cacchi tua. Intanto si sta avvicinando ancora, nonostante siamo tirando come dei pazzi, ragazzi. Categoria 400 in modalità difficile. È uno spettacolo. Attenzione qua che tagliano la strada. Mamma mia, guarda quello là che deve fare le consegne. Cazzo, della DHL, non si fanno pubblicità, ragazzi. Aiuto! Di traverso, mettiamo ancora le ruote di traverso a 250 km orari. Mamma mia, ragazzi, questa volta li abbiamo distanziati. La Pula, oddio. Ecco, la Pula potrebbe rovinarci tutto. Oh mamma! Ragazzi, che garone fino a questo punto. Boh, ecco qua, ho parlato troppo presto. Fortunatamente è stato un colpo. Abbiamo parlato troppo presto, ragazzi. La Pula ci sta raggiungendo e non solo la Pula, quindi ci stiamo mettendo in pericolo, se non in, per non dire in ridicolo. Mamma mia, oddio, arriva quello con la Regera. Signori, signori, l'ultima fase della gara, la vedo veramente ammazzate. Intanto siamo riusciti a scappare dalla Pula, ma ci abbiamo dietro questo con la Regera che non molla, signori. Mamma mia, che finale. Che finale, ce l'ho a fianco! Bomba! No! No, no! No, finale da panico, no! 87, aiuto! Scarichiamo tutto il nostro che abbiamo, ragazzi, per andarne a prendere! Oh! Ultima possibilità, dai, dai! Mamma, che garone ragazzi, che cosa abbiamo combinato? Mamma mia ragazzi, che roba, cosa abbiamo combinato? E adesso ci possiamo ritenere soddisfatti, che garone ragazzi. Wow!
Mamma mia! E allora sì che adesso possiamo ritenerci soddisfatti. Bene, come avete visto, queste gare da 400 sono veramente interessanti.